Ciao ragazze, in questo video rispondo alle vostre numerose richieste su come combattere i brufoli, ricordandovi di non schiacciarli, come vi dico sempre. Adesso vi consiglio un metodo naturale, non questo, mi raccomando, evitate di spalmarvi sul viso cose improbabili, rimedi naturali sì, ma che funzionino veramente, come quello che vi sto per mostrare. Prima di tutto ci occorre un uovo, un limone, un po' di alloro, separiamo l'albume dal tuorlo e ci aggiungiamo un pochino di limone premuto. Andiamo a fare una maschera spumosa, cioè lo montiamo per farla rimanere sul viso. Il limone è ricco di acido citrico, l'albume ha le vitamine, sali minerali, mentre il limone è astringente, purificante, è a pH acido, quindi è antibatterico. Montiamo fino a quando diventa molto sfumoso e corposo e siamo pronti per spalmarlo. È una maschera molto semplice, avete visto, semplicissima, però funziona veramente. Non la lasciamo in posa tantissimo perché ha bisogno di pochi minuti per agire, 10 minuti massimo un quarto d'ora, anche perché il limone è molto acido, quindi potrebbe essere troppo aggressiva. Sciacquiamo con acqua tiepida e poi ci asciughiamo. A questo punto andiamo a utilizzare l'alloro. L'alloro è anche una pianta molto purificante e antibatterica. È contenuto ad esempio anche nel sapone di Aleppo. Se non ce l'avete potete sostituire con un rametto di rosmarino secco. Spezzetto bene bene la mia foglia d'alloro, la metto in un bicchierino che andrò a ricoprire con un pochino di acqua calda. Quando l'acqua è tiepida, anche senza filtrare, semplicemente così ci immergo dentro un dischetto di cotone e lo passo su tutto il viso. Posiziono i miei due dischetti ben imbevuti sulla zona T, fronte e naso, e lascio in posa 2-3 minuti. Penetrano tutte le sostanze all'interno della pelle. Con la pelle ancora umida vado a fare un massaggio con olio di borragine, 2 gocce e una goccia di olio essenziale di lavanda. L'olio di borragine è molto adatto su una pelle coi brufoli e l'olio essenziale di lavanda è lenitivo, che ci serve tantissimo dopo questa maschera. La mia pelle è morbida, liscia e purificata. Questa maschera va bene anche per prevenire i brufoli e le impurità e ad esempio la faccio spesso durante il ciclo. Spero che vi piaccia, vi mando un bacio, ciao! Che schifo, ma puzza!